Allora, riprendiamo con un pochino più di calma il discorso di JavaFX per riuscire a costruire la prima applicazione che faccia qualche cosa, se non di utile, perlomeno di visibile. No? Poi domani in laboratorio mi verrà chiesto di fare, c'è già il testo online da stamattina, il primo esercizio che si fa sempre in questi casi è una calcolatrice in cui inserisci dei numeri, dei valori, fa delle somme, delle sottrazioni per gradi, no? Che sarà molto simile come struttura a quanto facciamo oggi. Riprendiamo un po', così nel frattempo le idee si fissano, ciò che stiamo facendo. Stiamo costruendo un'applicazione che è sempre questa struttura, no? In cui abbiamo essenzialmente il grosso del lavoro, che è costruire un albero di nodi che possono essere o dei nodi terminali, dei controlli, come li abbiamo chiamati ieri, oppure dei nodi intermedi, dei contenitori, che sono quelli che servono per determinare poi il layout dell'interfaccia stessa. Ciascuno di questi nodi ha poi delle proprietà che vanno un po' a modificare il modo con cui si comporta, il valore che contiene, i valori, il testo, i colori, eccetera, che mostra e così via. Quindi, le regole generali del programma main sono quelle che abbiamo visto velocemente ieri, quindi il metodo main chiama launch, launch farà un po' di cose, creerà uno stage e chiamerà start, start deve popolare una scena e agganciarla allo stage. Questi sono i passaggi obbligati sempre. Il modo con cui start popola la scena per noi essenzialmente sarà fargli caricare un file fxml nel quale abbiamo descritto i nodi che vogliamo che compongano la scena. Che è questa la struttura di base essenzialmente che abbiamo visto ieri, che riprendiamo. Quindi, ancora una volta, proviamo a distinguere stage e scena, perché all'inizio poi ci fa l'abitudine, però hanno scelto due nomi che si confondono facilmente, per cui rivediamo bene. Lo stage è contenitore di alto livello che non è un nodo, non fa parte della gerarchia dei nodi, okay? Della scena. È un contenitore e uno di questi contenitori, uno stage, quello che viene chiamato il primary stage, viene già costruito dalla piattaforma stessa, quindi dalla class application, che è la finestra iniziale che si apre quando noi lanciamo il nostro programma. Okay? Volendo il nostro programma, se ha bisogno di finestre aggiuntive, quindi potremmo tradurre stage con finestra, anche se non è esattamente così, è più generale uno stage rispetto a una finestra, no? Perché può essere semplicemente una casella di dialogo, può essere un pop-up, può essere qualcosa che ha oppure non ha le decorazioni tipiche della finestra. Ma in prima approssimazione possiamo pensare, lo stage è la finestra, se vogliamo il nostro programma può aprire finestre aggiuntive creando dei stage in più. Infatti alla fine dice che uno stage può avere una finestra proprietaria oppure può essere qualcosa separato. Se poi pensiamo al fatto che JavaFX è stato pensato anche per applicazioni mobile oppure anche per applicazioni che girano dentro un browser, capite che il concetto di finestra ci va un po' stretto, perché su uno smartphone non ci sono le finestre e dentro un browser ci sono gli applet e l'unica cosa che puoi fare è girarli dentro, quindi per questo c'è una terminologia diversa. Però in prima approssimazione, se pensiamo all'applicazione desktop, stage quasi uguale finestra. Dentro lo stage, ci sono le scene. Una scena non è altro che un riferimento, un puntatore, diciamo così, che punta a una gerarchia di nodi vera e propria. Quindi la scena, anche qui, non è ancora un nodo, ma è qualcosa cui il compito primario è quello di indicare, di sapere qual è il nodo da cui si diparte il grafo della scena, lo scene graph, no? L'insieme dei nodi veramente, diciamo così, che vogliamo visualizzare. Quindi di fatto la scena è solamente un contenitore che, diciamo così, nella nostra semplicità iniziale, il cui unico scopo è quello di sapere chi è il root, chi è il nodo di partenza da cui disegnare il grafo. Quindi il grafo dei nodi e la scena sono due cose separate, a un certo punto quando creo la scena indico qual è il nodo di partenza da cui poi questa scena si sviluppa.
Quindi in realtà quello che ci interessa è, sono quei nodi, no? La scena può avere una dimensione, così come lo stage può avere una dimensione preimpostata, oppure le dimensioni della finestra, quindi poi ciò che vediamo, possono essere calcolate. Cioè l'algoritmo di layout è abbastanza complicato, non andiamo a impazzire adesso con layout, ci basti sapere che possiamo avere un layout in invaginazione degli elementi che è guidata dall'alto, per cui gli elementi più grandi dicono questa è la larghezza minima massima, per cui gli elementi interni si devono aggiustare, devono stare in quella dimensione, si stringono, vanno a capo, a seconda dell'elemento, del nodo di layout che uso, del pane che utilizzo, userà delle logiche diverse, oppure possiamo impostare un layout dal basso, nel senso che i nodi di layout non hanno alcun vincolo sulle dimensioni, per cui prenderanno le dimensioni necessarie e sufficienti per contenere i controlli di livello più basso, i quali per forza una dimensione ce l'hanno. C'è un bottone con scritto una certa cosa, la larghezza del bottone è data dalla larghezza della scritta, che dipende dal font, dipende da cosa c'è scritto, più un po' di margine, un po' di bordo. Allora lì, a livello basso, quando parliamo di nodi foglia, questi hanno tutte le dimensioni fisiche. E quindi poi i contenitori si adattano. A seconda del tipo di applicazione si potrà fare più comodo usare un modo oppure l'altro, ma se vogliamo così sono già ragionamenti più avanzati. Quindi la scena è popolata con nodi, qui parlo di un albero dei nodi, più avanti parleremo di grafo della scena. Adesso questi termini albero e grafo vi chiedo di, diciamo così, usarli in modo intuitivo. Più avanti nel corso parleremo proprio di alberi e grafi come struttura dati, che ovviamente saranno esattamente in questa cosa qua. Per noi un albero è una qualcosa che inizia da un nodo di partenza, dal quale, il quale può avere uno o più nodi figli, i quali a loro volta possono avere uno o più nodi figli e così via. È una struttura quindi gerarchica, annidata, senza cicli. Cioè non è possibile che un nodo figlio poi a sua volta possa avere come figli qualcuno che era ai livelli superiori della gerarchia. No, non ci sono dei cicli. In questi nodi abbiamo essenzialmente, questa fase iniziale del corso in cui non facciamo ancora cose evolute, due tipi di nodi che sono gli elementi di layout, quelli che abbiamo chiamato pane, il border pane è quello di partenza, il V-box, l'H-box, le scatoline per incolonnare sono altri tipi di pannelli di controllo, e controlli veri e propri. Ogni nodo, sia visuale che non visuale, sia controllo che layout, ha delle proprietà. Che ha un elenco di proprietà. Noi le proprietà le vediamo in tre posti. Una proprietà di un nodo la vediamo nella documentazione. Se io vado a prendere, a cercare il nodo, che ne so, button, qua, nella documentazione, scusate, ho cliccato nel posto sbagliato, come sempre mi capita, document, andiamo sotto. Button, il nodo button nella documentazione, questa è una cosa che faremo spesso, di guardare insieme la documentazione per abituarci a farlo, nel senso che non basterebbero le ore del corso moltiplicate per 3 o per 10 nel spiegarvi esattamente ogni singolo elemento, ogni singola classe, che cosa fa, quali sono le sue proprietà, eccetera. Dobbiamo abituarci a usarlo questo strumento, quando ci serve. Ah, mi serve un menu fatto in questo modo, non l'ho mai usato prima, andiamo a vedere la documentazione, cerchiamo di capire come funziona leggendo la documentazione. Allora, facciamo per la prima volta sul bottone, il bottone è button, l'abbiamo visto ieri, no? Come si fa a mettere una scena? Che cos'è? Beh, è una classe che è figlio di una gerarchia di ereditarietà abbastanza lunga, button è qua, è figlio di button base, che è una classe più astratta che raccoglie vari tipi di bottone, che è un tipo labeled, quindi è un elemento che contiene un'etichetta, che è un control, ci mancherebbe ancora, che è un node, lasciamo perdere il fatto che sia un parent, che è un node. Quindi alla fine è tutto un figlio di node. Vuol dire che questo poveretto si ha una serie di proprietà di sue specifiche,
e poi tutta una valanga di proprietà che eredita giù giù fin da node. Quindi se uno va a vedere quante proprietà ha questo, vediamo che ne ha due che si chiamano cancel button e default button, che sono proprietà sue della classe button. Queste proprietà sono dichiarate come boolean property per dire che contengono un valore booleano. Su ogni proprietà di solito sono definiti i metodi sia il set che il get. Quindi posso fare un get cancel button, in questo caso è un booleano, quindi sarà is cancel button il nome del metodo per richiamare la proprietà, oppure posso fare un set di un valore. Quindi sapere quali sono le proprietà significa anche sapere cosa posso leggere e scrivere da quel nodo. In alcuni casi alcune proprietà sono solamente in lettura, altre sono solamente in scrittura, ma la maggior parte sono in lettura e scrittura. Queste sono le proprietà della classe button. Però, poiché button è eredita da button base, eredita anche la proprietà armed e onAction. Vogliamo sapere cosa fanno queste proprietà, dobbiamo andare, cliccarci sopra, andare nella documentazione della classe base. Ma poiché button base è eredita da labeled, allora button avrà anche tutte queste altre proprietà qua. Alignment, comment, display, list, insomma, queste qui, il font, la grafica, il testo. E poi da control ne eredita altre, e poi da parent, lasciamolo perdere, da node ne eredita una carretta intera. Ok? Il fatto che ne erediti tantissimi da node ci rende felici, non perché siano tante, ma perché node alla fine è il padre di tutti. Quindi le proprietà che ha node ce l'hanno tutti, controlli e tutti gli elementi di layout, quindi conosciute quelle, non dobbiamo conoscere tutte, quelle che servono, le abbiamo, no, le possiamo riusare dappertutto, cioè sono molto simili tra di loro tutti questi controlli in termini di oggetti. Ad esempio, il bottone sicuramente ha una proprietà dove è nel label, se non sbaglio, che si chiama text, che è più importante del bottone, secondo me, perché dice che cosa c'è scritto sopra. Poi c'è il colore, poi c'è la dimensione, poi c'è tutte altre belle cose. La cosa più importante di un bottone è che cosa c'è scritto sopra. Infatti già ieri abbiamo visto setText o getText come metodi che adesso utilizziamo. Dopodiché, la documentazione contiene, cioè, ecco, vediamo, avevo detto, ho parlato della proprietà text, ci vado sopra, e lui mi dà la definizione che la text property, quindi si chiama text, è the text to display in the label, the text may be null. Quindi è il testo che viene mostrato all'interno del... Vedete che qua cliccandoci sopra sono andato non più nella classe button ma nella classe pad label. Quindi tutti i figli di labeled hanno la proprietà text e la posso manipolare attraverso getText e setText. E questo sempre, ricorre sempre a questo metodo, a questo schema delle cose. Nodi, nodi hanno proprietà, proprietà molte sono in comune perché i nodi sono figli delle stesse superclassi, e ognuna di queste proprietà ha un metodo set e un metodo get. Di solito. Questo è un punto in cui possiamo vedere e studiare le proprietà dei nodi, cioè nella documentazione, nel JavaDoc. La documentazione la potete vedere online, la potete vedere attraverso l'ensemble, ho messo un link sul sito per caricarvi questa cosa qui, lo potete scaricare e così via. L'altro luogo in cui lo potete vedere è direttamente nel Scene Builder, dove le proprietà, parliamo sempre del nostro caro bottone, sono elencate qua a destra, dove ovviamente la proprietà text è messa qua. Chiaramente forse sono più comode da consultare qua che non nella documentazione, sono le stesse ovviamente, con la differenza che qua di ogni proprietà, anziché impostare il valore booleano o altro, c'è già, se vogliamo, un'interfaccia che ci permette di impostarla più facilmente. Quindi questo è l'altro luogo, qui sono ordinate per gruppo, però se uno va a vedere, le fa vedere in ordine alfabetico, ci sono tutte così. Qua non vedo questa interfaccia, non vedo dove sono, da quale elemento sono ereditate queste varie proprietà. Non me lo fa vedere perché in realtà non mi interessa. Ok.
Il terzo posto in cui posso vedere queste proprietà è direttamente dal codice, no? Nel senso che quando appunto ho un bottone e ho scritto set text, se voglio sapere quali sono le proprietà, tipicamente basta prendere la classe, inizio a scrivere set oppure get e mi dà già una serie di metodi che servono a impostare le proprietà dell'oggetto stesso, se è un oggetto in questo caso di tipo button. Quindi sono la stessa cosa, da un lato la documentazione, dall'altro il codice Java, dall'altro l'interfaccia grafica. Se vogliamo ci sarebbe il quarto punto, che è il file fxml, che contiene le stesse cose dichiarate sotto forma di testo, ma sono scritte in forma diversa ma sono le stesse proprietà, quindi possiamo passare da una parte all'altra facilmente. Quindi il grosso del lavoro è capire quali nodi dobbiamo mettere e quali proprietà dobbiamo impostare. Poi l'aspetto visuale, l'aspetto grafico, di solito lo si imposta, non con, si può anche impostare con le proprietà, ma è più pesante e meno uniforme rispetto a impostarlo con i fogli di stile di cui ci occuperemo più avanti. Dopodiché la parte che ci manca, e di cui non abbiamo ancora parlato minimamente, è tutta la parte relativa agli eventi. Cioè i nodi, dicevamo, servono per essere visualizzati, il grafo della scena, questo vi viene mostrato sulla finestra, e poi l'utente ci può interagire. Ogni volta che l'utente si avvicina, fa qualche cosa con un nodo, il nodo genera eventi. Cos'è un evento? Un evento è una classe Java di tipo event, anzi in realtà è una sottoclasse di una classe che si chiama event. E questa classe di fatto contiene un tipo di evento, cioè che cosa è successo, e viene emessa, generata da parte di un nodo. Quindi le due cose importanti in un evento è chi l'ha creato e che cosa è stato creato, che cosa è stato fatto. Ad esempio, che ne so, c'è, qui sono super classi, però un action event è il tipo di evento che viene generato quando un utente preme su un bottone. L'azione associata con quel controllo è di essere premuta, quindi genera un evento action event. C'è anche un evento, ad esempio, che si chiama click event, che viene generato quando un utente clicca col mouse su un determinato elemento. Non è la stessa cosa di un action event di un bottone, perché se io faccio click e poi magari sposto il mouse da un'altra parte e lo lascio andare, perché mi sono sbagliato, no? Quel click non viene registrato, è un click ma non è un'azione, non viene registrata come pressione del bottone. Quindi hanno significati diversi. Voi immaginate che qualunque cosa facciate, ma questo vale per JavaFX, ma vale per qualunque interfaccia utente, ogni volta che voi fate qualche cosa vicino o dentro una finestra, ogni elemento che è coinvolto e di cui passate vicino genera eventi. Ma anche lo stesso spostamento del mouse. Lui già, c'è il mouse sopra di me, si è spostato di un puntino, allora genera un evento per dire se è spostato il mouse. Chi è che genera l'evento? Il controllo su cui era il mouse e il contenitore che conteneva quel controllo, il contenitore del contenitore, tutti quelli che sono coinvolti su quell'area della piccola azione che ha fatto l'utente. Milioni, no, migliaia di eventi al secondo, la maggior parte dei quali totalmente inutili, ma il nodo non lo sa, lui li genera comunque. Starà al programmatore decidere quali eventi che sono generati comunque sempre, almeno concettualmente, poi nella pratica per efficienza no, ma facciamo finta di sì, quali di questi eventi che sono comunque generati gli interessa intercettare, perché deve farci qualche cosa. Quindi io devo capire quali sono gli elementi dell'interfaccia utente di cui mi interessa sapere se l'utente ci ha fatto qualcosa. Voglio sapere, e mi interessa sapere, o voglio scegliere, quali sono le azioni dell'utente che mi interessano. Cioè, se c'è un bottone, mi interessa sapere quando l'utente ci ha cliccato sopra. Magari non mi interessa sapere se l'utente ci è passato sopra, semplicemente. O ha
cliccato col tasto destro, per dire. Allora, quello che posso fare è definire dei gestori di eventi, diventando. Il gestore di evento è un metodo che viene chiamato quando un determinato tipo di evento è stato generato da uno specifico nodo. Quindi dico a quel nodo, senti caro nodo, quando tu generi l'evento action, chiama questo metodo mio. Questo si fa, lasciamo perdere la storia delle properties, dei binding, qui cambio un po' l'ordine delle cose per arrivare facilmente al... Scusate. Ok. Andiamo a vedere come si fa. Allora, innanzitutto questa figura mi riassume quali sono i principali eventi che possono essere. Vedete che c'è la classe event, poi avete tutto classi che sono input event, event, l'action event è lui, la pressione del bottone, oppure quando scrivo un campo di testo fatto l'invio, cose di questo genere, quando viene conclusa una certa azione. Ci sono tutti gli eventi legati alla tastiera. Gli input event, quindi gli eventi di ingresso, possono essere di tipo key o di tipo mouse. Gli eventi generati tramite la tastiera o generati attraverso il mouse. Generati attraverso la tastiera, per esempio, tutte le volte che premo un tasto, vengono scatenati tre eventi. Il key pressed, nel momento in cui il tasto va giù, il key released, nel momento in cui il tasto lo lascio andare, e il key typed, associato al fatto che poi il tasto è stato premuto. Quindi sono tre, uno quando lo premo e due quando lo lascio andare. Perché la differenza? Ma perché io potrei avere un tasto, lo tengo premuto. Allora, secondo il tipo di tasto che è, magari ha l'autoripetizione, per cui ho tanti key pressed, tanti tasti, ma una sola pressione e un solo rilascio alla fine. Oppure posso avere dei tasti come, che ne so, lo shift, il control, la cui pressione non genera un key type. Semplicemente scende e sale, ma sulla cui pressione modifica il funzionamento di altri tasti. Io qua posso avere tutto, tutta l'informazione di ciò che succede. È un po' a basso livello sta roba. Qui ci sono effettivamente eventi più di basso livello e eventi un pochino più di alto livello. Questi eventi hanno un ciclo di vita abbastanza strano, nel senso che chi crea l'evento di solito è il nodo che sta più in basso nella gerarchia dei nodi. Per cui se io schiaccio, entro col mouse in una casella di testo, ci clicco dentro, questo mi genera un evento che si chiama on focus. Quella casella ha preso il focus, l'attenzione dell'utente. Questo evento on focus viene generato dall'elemento. E l'elemento si chiede, c'è qualcuno, cioè il programma è interessato a questo evento? Detto in termini più concreti, c'è un gestore dell'evento associato a questo evento specifico? C'è un metodo definito da richiamare quando avviene questo evento in questa casella di testo? Sì, no. Se sì, chiamo il metodo. Se no, passo l'evento a mio padre, al nodo che mi contiene, il quale riceverà questo evento e si farà la stessa domanda. O io ho un gestore di evento per questo evento qua? Sì, no. Se sì, lo chiamo, se no, passo al padre, e così via. Quindi è una fase in cui gli eventi vengono gestiti dal nodo che lo genera oppure da uno dei nodi che li contiene. Quindi se vogliamo fare un'interfaccia che fa beep tutte le volte che un utente clicca da qualche parte, ci basta registrare quel gestore d'evento sul nodo radice, perché tanto a lui arrivano tutti. Se invece vogliamo fare qualche cosa che è relativo al fatto che l'utente abbia premuto quello specifico bottone, allora registreremo il gestore d'evento sul bottone specifico. Quindi se vogliamo gestire degli eventi che sono relativi a gruppi di nodi, lo possiamo fare sul nodo padre, tanto gli arriveranno. È un meccanismo, vabbè,
di cui possiamo fare uso qualche volta, anche se non sempre. Il gestore di evento tipicamente consuma l'evento, cioè quando viene chiamato il gestore d'evento, questo evento qua normalmente non viene più propagato verso l'alto, ma posso sempre decidere di volerlo propagare lo stesso, perché magari faccio una cosa e poi voglio che eventualmente altri possano dire la loro. Questa è la fase che viene chiamata di bubbling, cioè gli eventi, i gestori di eventi vengono chiamati dal basso verso l'alto. Esiste anche un'altra fase di dispatching di cui non parliamo oggi, forse non parleremo mai, che è quella relativa ai filtri sugli eventi stessi, quindi prima che l'evento venga scatenato posso decidere di filtrarlo o no, ma non ce ne occupiamo. Questo invece avviene dall'alto verso il basso. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, se vogliamo catturare qualche cosa, dobbiamo creare una classe che implementi l'interfaccia Event Handler. Event Handler è l'interfaccia che dichiara i metodi che devo implementare per poter gestire un evento. E io posso registrare quanti eventi voglio su quanti nodi voglio. E come faccio a registrare un evento? Beh, chiedo al nodo stesso di tenere traccia. Quindi chiedo al mio button, caro bottone, io voglio registrare un gestore d'evento per il tuo evento action, che è quello più importante. Quindi chiederò al bottone button.setOnAction. La registrazione del gestore si fa con un metodo che si chiama setOn tipo di evento. Quindi l'evento è l'evento action, setOnAction. OnAction vuol dire quando capita l'evento action, set imposta l'event handler. Imposta l'event handler come una classe che riceve come parametro un'istanza di una classe. Qui c'è una cosa scritta strana, scritta poi generics, vuol dire una classe che sia di tipo event handler, però event handler è una classe generica e quindi il parametro generico che è specifico su quell'event handler deve essere un qualunque sottoclasse della classe di eventi a cui appartiene. È un modo contorto per dire a me interessano quel tipo, quel sottotipo di azioni, di eventi. E poi il value ovviamente è la classe che gestisce l'evento. È un po' complessa questa come tipo di programmazione. Noi vediamo che tra un attimo che lo si semplifica ancora, sempre grazie all'FXML che ci fa parte del lavoro per noi. Allora, immaginiamo di avere, giusto per vederlo una volta in codice, poi noi cominciamo a fare un po' di semplificare, un oggetto di tipo button, per esempio che abbiamo fatto finora, e voglio associare, quindi il nostro button è questo, new button che è inserito nella scena, ma poi noi non faremo la new perché lo scriveremo nell'fxml. Per registrare un gestore di evento faccio così, button.setConnection, quindi caro bottone, quando tu hai generi l'evento action, fai questo, consulta questa classe che ti sto passando adesso che è in grado di gestire l'evento. Quindi ti passo una nuova istanza di una classe buttonActionHandler, l'ho chiamata io così, questa può essere una classe mia, ok? Questa classe mia è dichiarata da sopra. ButtonActionHandler è un figlio, una classe che implementa l'interfaccia Event Handler, parametrizzata col tipo di evento che vuole gestire. È un gestore di eventi di tipo azione, di tipo Action Event. L'interfaccia Action Handler è molto semplice perché di fatto vi chiede di. L'interfaccia in Java è un elenco, un nome, fatto, associato a un elenco di metodi che dovete implementare. Quindi quando io dico implemento con l'interfaccia, mi sto impegnando a implementare una certa serie di metodi. Okay? L'interfaccia Event Handler è semplice perché ti chiede di implementare un metodo solo, handle. Questo metodo qua. Quindi soddisfi l'interfaccia semplicemente implementando il metodo handle. Il metodo handle è un metodo che riceve come parametro un evento
del tipo di cui ho parametrizzato la classe. Quindi se io ho un event handler di action event, il metodo handler riceverà degli action event. Se avrò fatto un event handler dell'evento click event, allora l'avrò registrato con set on click e la classe implementerà event handler di click event e il suo metodo handle avrà come signature handle di click event. No? Ovviamente, tutto con catena. Allora, questo metodo handler viene chiamato automaticamente dalla piattaforma application, viene chiamato automaticamente ogni volta che qualcuno ha cliccato sul bottone. E viene passato l'oggetto event che ha qualche informazione, ad esempio su GetSource, che mi dice qual è il bottone che è stato premuto, cioè chi è che ha generato questo evento. A volte mi serve, a volte non mi serve. Ma poi, ad esempio, su questo bottone, magari lo so già, nel senso che non mi serve perché magari lo so già qual è il bottone. Ma se non mi servisse, l'evento mi dice guarda che mi ha generato B, bottone B, allora dico B, vediamo un attimo cosa c'è scritto sopra e ci faccio ciò che voglio. È importante capire che quel frammento di testo del metodo, del frammento di codice, perdon, del metodo handle viene eseguito tutte le volte che l'utente interagisce con quel bottone lì. Quando lì dentro può fare ciò che vuole, tipicamente interagire con gli altri, con quello e con gli altri oggetti della scena, dei nodi. Ok? Tante volte il dover. Allora, guardate quanto codice abbiamo scritto. In realtà il codice che ti interessava sono queste tre righe qua sotto. Però abbiamo dovuto registrare un gestore che in realtà è una classe. Questa classe implementa un'interfaccia che poi override di un metodo che è tutta spazzatura. Tutto codice che non contribuisce al comportamento. Di fatto non me ne frega niente di come si chiama questa classe. Perché la usa, è una classe usa e getta, mi serve perché dentro ha un metodo che mi serve perché dentro fa qualcosa. Allora, tutto questo si può cortocircuitare a costo di un po' di fatica di sintassi, definendo non una classe vera, ma una classe inline anonima. Una classe anonima inline è una classe in cui, vedete che button.setOnAction è esattamente uguale a prima. Tra parentesi, prima ci mettevo un'istanza di questa classe qui, di una classe ben precisa. Adesso definisco un'istanza, una nuova istanza di una classe anonima. La classe anonima è una classe in cui non definisco new nome di una classe, ma in questo caso la superclasse, dico guarda, crea una nuova classe di questo che implementa questa interfaccia, aperta graffa, chiusa graffa, e metto qui dentro l'implementazione della classe. Quindi questa classe non ha un nome, non può essere implementata da altre parti, non posso creare altri oggetti, ne creo uno solo di oggetto, che è questo qui creato col nome. È una cosa un po' strana perché qui abbiamo un'aperta tonda di una chiamata di metodo che si chiude là sotto, ma dentro questa aperta tonda di una chiamata di metodo, potrebbe essere una print line, aperta tonda e chiusa tonda, lì dentro faccio il new di una classe intera, con tanto di aperta graffa e chiusa graffa della creazione della classe, come se fosse class, e dentro ha i suoi metodi, ciascuno dei quali ha la sua bella aperta e chiusa graffa del metodo. Tutto questo dentro i parametri di una chiamata di funzione. Quindi a prima vista è disorientante, perché non capisci più niente, non capisci più dove sei, perché sono dentro un metodo di una classe anonima che è un parametro di una chiamata di un metodo di una classe che non c'entra niente. Vabbè. Però ovviamente lo si fa se si usa questo metodo, se effettivamente il metodo, cioè le operazioni da fare sono minime. Se dovessi fare operazioni complesse, che ne so, di due pagine di codice, conviene definirsi la classe, così ce l'hai in un file separato, la puoi leggere e debuggare indipendentemente e non solamente l'inline. È un metodo per risparmiare spazio, ve lo cito non perché lo voglio incentivare, ma perché poi si vede in giro. Tutto questo se facessi tutto a mano. In realtà, perché non vi faccio ancora degli esempi? Perché voglio ancora fare un gradino che ci semplificherà la vita. Cioè, i concetti sono questi sempre.
Il nodo genera eventi, l'evento può essere associato, catturato da un handler, da un gestore di eventi. Noi possiamo, fatemi saltare una parte, su cui poi torneremo quando avremo dei dati da gestire, per ora non li abbiamo ancora, possiamo concentrare tutta questa complessità di gestione degli eventi e di riconoscimento dei nodi all'interno di una classe, che per ora chiamiamo controller e poi capiremo meglio perché si chiama così. Già ieri abbiamo creato una classe, l'interfaccia mi chiedeva dimmi il nome di una classe controller, gli abbiamo messo una cosa, mi ha creato una classe vuota ma non sapevamo cosa ci fa, cosa farci. Il controller è una classe Java che è legata, associata al grafo della scena. È associata all'FXML. Quando io creo un file FXML, la prima riga indica qual è, se c'è, non è obbligatorio, qual è la classe controller che è associata con la scena. Cosa vuol dire la classe controller associata con la scena? Vuol dire che questa classe normalmente contiene i riferimenti a tutti i nodi che mi interessa vedere e contiene tutti gli event handler, tutti i gestori di evento relativi a quella scena. Il controller si specifica attraverso una proprietà a livello code del nodo radice. Adesso nella versione 2.0 la cercavo prima, l'ho spostata questa proprietà, non so più dov'è, ma tanto noi ce l'abbiamo già quando viene, quando creiamo il progetto. Quindi questa figura qui non vale più. Il controller può comprendere i riferimenti ai nodi e i gestori di eventi. Vediamolo in pratica. Noi avevamo questo semplice progetto ieri, che era legato, dove è andato? A questa semplice finestra. Allora, qui dentro ci sono un certo numero di nodi, c'è un border, c'è una label, c'è un hbox, c'è un text field, c'è un button. Alcuni di questi nodi ci interessa poterli manipolare dal programma Java, altri invece svolgono la loro funzione e non mi interessa poter avere controllo. Che ne so, il titolo. Ci interessa poter leggere e scrivere le proprietà del titolo dall'interno dell'applicazione? No, il titolo sta lì buono. La casella di testo. Mi interessa che l'applicazione Java la possa leggere e scrivere? Beh, sì. Se voglio sapere cosa l'utente ha scritto qua dentro, devo avere riferimento a questo oggetto e poi chiedere il valore della proprietà text di questo oggetto. Il bottone idem. L'hbox, ma chi se frega, è lì per, mettere, per tenere insieme i bottoni alla casella di testo, ma non mi interessa avere l'oggetto hbox per farci qualche cosa nel mio programma. Allora, la scelta dei progettisti di JavaFX ha detto, guarda, tu puoi in teoria accedere a qualunque oggetto del grafo della scena, ma ti facilito l'accesso a quelli a cui dai il nome, dai un nome. Ad esempio, questa casella di testo nel campo code, l'abbiamo già accennato ieri, posso associarvi un ID, campo ID sta per identificatore. Quindi una stringa, un nome di variabile che identifica quell'oggetto al controller. Quindi quando io do un ID, fx.id, a un elemento dell'interfaccia nel file fxml, questo fa sì che il controller abbia già direttamente un'istanza, un riferimento a quell'oggetto lì. E poi vi faccio vedere come. Quindi noi, i due oggetti che ci interessano sono la casella di testo, quella chiamata txt, e il bottone che ieri avevamo chiamato btn. Ok? Nomi così, pseudomnemonici. Con questo, io posso, e questa è una grande comodità, chiedere al mio editor grafico questa operazione, show sample controller skeleton. Cioè, fammi vedere l'esempio di uno scheletro di una classe controller
compatibile con le informazioni che ha. Plus. E lui me la fa vedere. Dove? Devo aver fatto casino da qualche parte. Perché c'è un gestore di evento. Vabbè, non guardate questo. Non guardate sta roba qua. Non posso cancellarla. Devo aver messo... mi deve essere scappata la tastiera da qualche parte. Perché questo non è un nome umano. Allora, ti definisce una classe che si chiama Welcome Controller, è il nome che abbiamo dato noi in fase di creazione del progetto, che contiene al suo interno dei campi privati. Uno txt di tipo text field e l'altro btn di tipo button. Campi privati di questa classe che vengono, in gergo si dice, iniettati con riferimento al nodo vero e proprio. Quindi la classe fxml loader fa questo lavoro di caricare l'fxml, istanziare la classe controller e settare il valore delle variabili private della classe controller facendogli puntare al nodo corrispondente. Quindi se voglio sapere qual è usare le proprietà della casella di testo, scriverò txt.getText. Non devo preoccuparmi io di sapere a quel nodo lì, di quella casella di testo, chi l'ha creata e dove. Questa annotazione, chiocciolina fxml, fa proprio questo lavoro. In fase di caricamento, l'fxml loader va a cercare dentro la classe che ho dichiarato come controller tutte le chiocciolini fxml e associa già un valore a queste variabili. Quindi sono variabili che vengono già inizializzate per noi. In più, posso anche definire, sempre nelle proprietà del gruppo code, definire i gestori di eventi. Qua sotto c'è l'id e poi c'è tutta una serie di on. Gli on sono gli eventi. L'evento action, l'evento drag detected, drag done, drag over, key pressed, mouse clicked, eccetera, eccetera. Ce n'è una tonnellata. Sono tutti gli eventi che quell'elemento genera, può generare nel corso della sua vita. Di alcuni ci interessa fare qualcosa. Ad esempio, quando il bottone viene premuto, mi interessa fare qualcosa. Allora, qua dentro scrivo il nome di un metodo. Qui è più semplice di prima, non devo definire una classe che sia la sottoclasse, fa tutto lui. Io devo semplicemente dargli il nome mio, sarebbe il metodo handle. Però siccome ne posso definire tanti, anziché chiamare tutti gli handle, che poi non capisco più niente, gli posso dare il nome che preferisco. Ok? Quindi in questo caso posso chiamarlo doButtonPressed. Cioè, fai qualcosa quando il bottone è premuto. È un nome che mi invento io. Ok? Quando salvo questo, questo cosa mi fa? Mi modifica lo scheletro del controller e mi aggiunge text field button, mi aggiunge un metodo vuoto, ovviamente è uno scheletro, non sa lui cosa scriverci dentro, mi aggiunge un metodo di tipo doButtonPressed che riceve ovviamente un evento. Ma io so già a questo punto qual è l'evento action, e qual è l'elemento che l'ha generato, è il bottone btn. Quindi qui dentro semplicemente da fare il lavoro che devo fare quando il bottone sarà premuto. Questa finestra qui può opzionalmente generare anche dei commenti in più, e se selezionate full vi crea anche degli altri riferimenti, che è la location del file fxml e delle resource che serve essenzialmente se vogliamo fare, se abbiamo dei file di proprietà esterni a cui attingere per personalizzare l'interfaccia. E poi un metodo initialize che viene chiamato automaticamente subito dopo che il controller è stato, che l'fxml è stato caricato. Io, non fa male, prendo la versione piena, costa uguale, prendo la versione completa. Cosa faccio di questa cosa? La prendo e la porto in Eclipse.
di brutto. Copia, incolla, dov'è Eclipse? Qua, nella classe welcome controller, che è stata creata vuota, incollo direttamente questo, perché si è ovviamente sbagliato, e ho incallato questo controller. Poi c'è qualche piccolo dettaglio, ad esempio l'action event non riconosce la classe, ma lo, andiamo ad aggiungere l'import. Ecco, state all'occhio, cercate di resistere l'impulso a cliccare sulla prima cosa che vedete, perché come vedete di classi event, che si chiamano action event, ce ne sono due. Una è javafx.event, la seconda, e che è quella che vogliamo noi. L'altra è java.avt.event, che è il meccanismo di eventi però della libreria grafica AVT, che non è neanche Spring, che non è neanche SVT, che è un'altra, che a noi non interessa niente. Se sbagliate a scegliere il package di importazione non fate niente. Ok? Quindi dateci cauti sempre, perché event, node, queste cose qua sono classiche, hanno un nome talmente semplice che lo trovate in 50 package diversi. Bisogna sempre scegliere JavaFX punto qualche cosa. Controllate di scegliere quello giusto. Questo qui lo togliamo ovviamente, perché poi devo andare a vedere nell'FXML, cancellarlo anche dall'FXML, perché devo aver messo, mi è scappato un gestore di evento da qualche parte. Ok, questo qua è il controller. Se vado a prendere il file FXML per capire che cosa ho fatto, vedete che nel border pane c'è l'elemento di partenza, ho una proprietà che si chiama proprio FXController. Quindi il metodo fxml loader che mi carica l'fxml, dopo che l'ha caricato dice ok, però questo qui ha bisogno di un controller, che è questa classe qui. E quindi la crea, crea la classe. E poi va a cercare gli elementi da associare. Noi avevamo definito gli id, allora avevamo definito da qualche parte, dentro l'hbox c'è il text field, vedete dove è finito il nome, è definito come un attributo text field, attributo id uguale txt, e il button ha sia l'id che l'event handler, che dove è finito? Non l'ho salvato. Ah, ecco, non avevo salvato. E quindi bisogna sempre fare attenzione perché hanno programmi diversi. Aggiunto un attributo id uguale button, l'abbiamo visto, e un attributo onAction uguale doButtonPressed. Quindi dentro l'fxml c'è scritto come noi vogliamo che in Java si chiamino le cose e quali metodi in Java chiamare quando succedono gli eventi. Allora, a questo punto il comportamento del programma dipende al 99% da che cosa fanno i gestori di eventi. Cosa vogliamo che faccia? Che ne so, vogliamo che quando l'utente preme un bottone, lui legga il testo che è stato scritto nella casella di testo a fianco e me la visualizzi per ora sulla console di Eclipse, perché non abbiamo un altro posto in cui visualizzarlo, per vedere che l'ha preso, è il primo passaggio. Allora, cosa faccio? Io sono dentro questo metodo che viene chiamato, ricordiamocelo, quando l'utente clicca sul bottone. Quando l'utente ha cliccato sul bottone, a me interessa sapere che cosa è stato scritto nella casella di testo. Allora, il testo che ha scritto l'utente, come faccio a ottenerlo? Beh, dalla proprietà text della casella di testo. La casella di testo la conosco? Sì, è nella variabile txt. L'ho chiamata txt nell'fxml, nel controller è dichiarata qua sopra e il loader farà il suo lavoro e associarla. Quindi è già txt.getText. E quindi posso
ad esempio scriverlo sulla console, giusto per vederlo qualcosa, il testo. Ok? Vediamo se funziona, se fa qualcosa. Lanciamo l'applicazione. No, devo cancellare, scusate, queste sono le cose che scrivevamo, che avevo scritto per esempio, la togliamo. Allora, io scrivo il mio nome, clicco su ciao e sotto nella console, ho fatto un system.out, quindi va a finire qua sotto, compare quel nome lì. ABC, clicco su ciao, me lo scrive, riclicco, riscrive, adesso compare perché la console è piccola. Se la faccio larga vedo tutto. Quindi, è una banalità questa, però cerchiamo di cogliere il flusso. Ho un'interfaccia fatta da tanti nodi. Ciascun nodo può generare degli eventi. Alcuni eventi mi interessano. E di alcuni nodi mi possono interessare le proprietà, per leggere o per modificarle. Quindi, uno, nell'FXML definisco l'ID per tutti i nodi di cui vorrò leggere o scrivere le proprietà. Due, definirò sempre nell'FXML i nomi dei metodi gestori di evento per tutti gli eventi ai quali voglio reagire. Tutte le altre migliaia di eventi che vengono generate vanno persi, non mi interessano. A questo punto, nel controller, nella classe controller, che sarà fatta secondo quello scheletro che mi dà, che mi viene derivato dall'FXML, nella classe controller dovrò semplicemente mettere le azioni che mi interessano. Allora, normalmente quel metodo viene chiamato perché l'utente ha fatto qualcosa. Quel metodo dovrà di solito guardarsi intorno, cioè vediamo cosa è successo, chi mi ha chiamato, quali sono i valori, cosa ha scritto l'utente, cosa ha fatto, decidere e poi fare delle cose. Fare delle cose che può essere tipicamente modificare il valore di qualche proprietà di qualche altro elemento, non vado a fare system.out. Sarebbe bello avere, che ne so, un'area di testo in cui questo viene scritto. No? Anziché sulla console. Allora, ad esempio, modifichiamo, aggiungiamo qua sotto un'area di testo in cui vanno a finire tutte le cose che sono state scritte. Ma il ciclo è sempre lo stesso. Gestore di evento, vado a leggere delle variabili, cioè vado a prendere delle proprietà di oggetti, decido qualcosa, decido in questo caso potrebbe essere, controlliamo quella, se l'utente ha scritto qualcosa oppure no, se una stringa vuota oppure no. E poi modifico proprietà di altri oggetti, di quelli o altri nodi della scena. Allora, dicevo, vogliamo aggiungere un'area di testo, quindi dobbiamo tornare sulla nostra finestra e modificarla. L'area di testo è messa qua sotto. Quindi mi serve una vertical box con due caselle, nella casella di sopra ci sta questa casella di testo che abbiamo già, in quella di sotto ci sta l'area di testo. Io non posso prendere l'area di testo, è qua in controllo, si chiama text area. Non è in container, è in controllo, scusate. Si chiama text area. Però se io la text area la aggiungessi qua in questa H-box va a cadere a destra il bottone, non so. Per metterla sotto io devo innanzitutto prendere un contenitore. Allora, fatemi spostare questa H-box in un posto dove non mi rompe le scatole. Poi prendo una V-box che la metto nel centro. Questa V-box ha due figli che sono uno l'H-box e l'altro la text area, che è figlio non dell'H-box, perché sennò virerebbe a destra, ma del V-box e quindi viene sotto. Facciamo un preview così si capisce meglio cosa ho fatto. Ho dovuto un po' riorganizzare il grafo della scena. Adesso ho un border layout, di cui uso sempre solo il top per mettere il titolo e il center per tutto il resto, quindi gli altri, sinistra, destra e basso, sono vuoti.
Nel center ho messo un V-box, una scatola verticale, con due caselle. Quella di sopra contiene a sua volta un H-box, una scatola orizzontale, con due caselle, l'area di testo, la casellina di testo, quella di backup.txt, e il bottone. Nella seconda casella del V-box, quindi quella sotto, c'è invece l'area di testo. Questo è schematizzato qua. No? Vedete che c'è il border pane, che contiene la label nel top e la V-box nel centro. La V-box, a sua volta, se la apro, contiene due elementi, quindi impilati in verticale, i quali sono un H-box e una text area. L'H-box, a sua volta, se la apro, contiene due elementi affiancati in orizzontale. Ci si mette un po' come a ragionare in questo modo, ma poi dopo vedete che devo sempre chiedermi quali sono le relazioni logiche, destra, sinistra, sopra, sotto, insieme, gruppi, tra i vari elementi che voglio mettere nella pagina. C'è anche, si può anche fare in modo diverso usando altri tipi di pane che non siano questi, dicendo ok, io lo voglio a 27 pixel dal margine, quindi dalla posizione assoluta di quell'elemento. Però diventa meno flessibile, perché se io faccio un layout basato semplicemente su relazioni di contenimento, questo sta a destra, questo sta a fianco, eccetera, è automaticamente ridimensionabile a piacere. Se invece definisco delle misure in pixel, poi se l'utente ha la finestra più grossa o più piccola, magari non ci sta, o viene male. Quindi è meglio rimanere sul layout flessibile finché si può. Allora, io vorrei, questa è solo la finestra di preview, quindi non fa nulla, che quando l'utente scrive qua, cliccasse su ciao e sotto comparisse. Allora, ovviamente, dovrò aggiornare l'applicazione Java a quest'area di testo. Quest'area di testo qui. Devo dare un ID, perché devo poterla modificare dal programma, quindi la chiamerò area, ad esempio. Non mi interessa nessun gestore di evento su quest'area di testo, perché tanto l'utente non può farci nulla. Mi interessa una cosa però, che quest'area di testo non sia modificabile dall'utente, cioè non voglio che l'utente ci scriva dentro, perché per me è un'area di output, ad esempio. Allora, tra le varie proprietà ce n'è una che è qua, in bella vista, editable. È modificabile o no? No. A questo punto l'utente la può vedere, può selezionare il testo, ma non può scriverci dentro. Quindi, qui, in questo modo, con questa proprietà, noi distinguiamo quelli che sono gli elementi dell'interfaccia di input da quelli di output, in un certo senso. Normalmente tutti sono bidirezionali, sta a noi andarli a impostare, no? Allora, a questo punto il problema è che abbiamo aggiunto un elemento alla scena e dobbiamo aggiungere i pezzi del controller che ci mancavano. Una riga, per carità, dobbiamo aggiungere questo qua. Il riferimento alla text area che abbiamo aggiunto. Vabbè, la prendiamo, la portiamo in Eclipse, la mettiamo insieme agli altri. Text area non lo conosce, dobbiamo importarlo. Sempre attenzione, javafx.qualcosa quando andate a scegliere il package. E a questo punto il nostro button prest può fare qualcosa di più furbo. Può fare area.setText del testo. Quindi prende il testo dalla casella di testo e lo schiaffa nell'area sottostante. Una cosa di questo genere. Beh, non proprio. Allora, cosa ho fatto di male? Null pointer exception, welcome controller 35. Cosa ho fatto di male? Ve lo dico subito, non ho salvato. Allora.
riproviamoci. C'è l'area adesso, sì. Ok. Adesso non è proprio perfetto, perché se io scrivo qualche cos'altro, ho fatto un set text, imposta il valore del testo a quello, quindi non lo aggiunge, lo rimpiazza. Per aggiungere, come possiamo fare? Possiamo dire, beh, questo qui, prendiamo il testo precedente e ci aggiungiamo quello nuovo. Quindi sarà area.getText più a capo più il testo. Prendo il valore e ci aggiungo, oppure ce lo aggiungo davanti? Dove lo leggo? Proviamoci. A, B, C e lo aggiungo. Quando ho aggiunto abbastanza cose, la text area è un oggetto furbo e mette giù da solo la scroll bar. In realtà l'oggetto area è più furbo, perché se non sbaglio ha già un metodo append text, che fa già questo lavoro. Quindi append text potrei farlo al posto di quella menata che facevo con le stringhe prima. Devo andare a conoscere un po' gli oggetti con cui lavoro. Posso sempre arrangiarmi, ma se un oggetto mi fa già una cosa, tanto vale. Ah, non va a capo da solo però, quindi è meglio mettere un più a capo qua. Quindi leggo e scrivo. Dicevo prima, un gestore di eventi normalmente fa tre cose: legge, decide e modifica. Decido, beh, qui cosa posso decidere? Posso decidere se il testo che ho letto c'è o non c'è, se l'utente ha scritto qualcosa oppure no. Quindi potrei dire se, che ne so, la lunghezza della stringa è uguale a 0, allora non far nulla, oppure aggiungi il testo, non è scritto nulla, barra n. Altrimenti allora fai questo. Quindi normalmente, detto in senso più generale, sulla base delle condizioni che mi trovo, dei valori, del fatto che questi valori siano validi oppure meno, farò una cosa oppure ne farò un'altra. Oppure posso anche dire, visto che l'applicazione si chiama Welcome, posso metterci Welcome davanti. Quindi quando faccio partire l'applicazione, scrivo il mio nome, ciao, mi dice welcome Fulvio. Se mi chiamassi Giuseppe, aggiungerebbe welcome Giuseppe e così di questo genere. Se per caso non c'è scritto nulla, quando premo ciao, anziché scrivere welcome senza nulla, dice non è scritto nulla. Magari la gestione degli errori sarebbe fatta, andrebbe fatta in un modo migliore, no? Nel senso che quando, possiamo pensare di farlo, quando clicco su ciao non c'è scritto nulla, non mi deve modificare sotto e invece mi fa venire magari rosso questo bordino qua, così mi accorgo che mancava un dato. Però, no? Immaginate i comportamenti dei programmi o dei siti a cui siete abituati. Qui abbiamo fatto una social network, vedete che qua sono i messaggi che si possono scambiare, si dicono ciao, basta solo cliccare in e abbiamo fatto Facebook. Ok, in questo modo abbiamo giocato solo con tre nodi veri. Gli altri sono quelli, sono i VBox, l'HBox, il layout, eccetera. E un gestore di eventi. Però la logica di funzionamento è sempre la stessa. Domande, dubbi?
occhio agli errori, nel senso che quando capita un errore dentro una... Guardiamo, vediamo se c'è ancora l'eccezione. Dov'è Eclipse? Sempre qua. L'ho persa. Quando ho generato un'eccezione da un'applicazione, come mi è capitato prima, guardate sempre, come sempre quando genero un'eccezione, vi dà paginate di codice. La prima eccezione che genera di solito non è significativa, perché dice che ha sempre a che vedere con i thread dell'interfaccia grafica, eccetera. Quella che conta è la seconda. Perché dice, guarda che in un altro thread è successa una cosa che non va. E poi, quindi ti dà tutto lo stack di quel thread. E poi dopo dice, la causa era, è un'altra eccezione che a questo punto è quella vera, che dovete guardare. Non spaventatevi se della prima dà degli errori in codice che non avete scritto voi, perché è normale, perché è il codice dell'applicazione. Quel che conta è la seconda eccezione, quella annidata dentro, che invece 99 su 100 punta a codice vostro e su cui dovete agire. Fate anche attenzione al discorso di ricordarsi, cosa che io ho sbagliato già un paio di volte, ricordarsi sempre di salvare il file fxml a questo punto, perché noi stiamo editando un file dall'esterno di Eclipse. Poi se lo salviamo devono avvenire due, quando lo salviamo avvengono due passi. Il primo passo è che si modifica questo file qua, ovviamente, è sempre lo stesso, stiamo editando da due parti diverse. Ma quando io faccio run dell'applicazione, il file non viene aperto da qui, ma viene aperto dalla directory che contiene il class. Ricordatevi come funziona Java, io scrivo sorgente.java. Poi per eseguirlo questo sorgente deve essere compilato in file binari.class. Quando io dico nel main vammi ad aprire il file welcome.xml che si trova nella stessa cartella di chi? Della class. Ok? Se andate a prendere il progetto Eclipse per vedere i file come sono fatti, non so vedere dove me l'ha salvato, user food workspace welcome qua avete il source in cui le cartelle vere che Eclipse non vi fa vedere, cioè il source in cui ci sono tutti i vostri programmi dentro le cartelle, dentro i package, ma poi in parallelo c'è una cartella bin che è quella che contiene il programma compilato, che ha la stessa struttura e dentro i file class. Questo è il main e questo è il controller. Eclipse, quando compila, è abbastanza furbo da riversare anche i file che servono nelle cartelle del binario. Però dovete dargli tempo di farlo. Cioè, Eclipse deve accorgersi che l'fxml sorgente è stato modificato e quindi quando lo ricompila copia il welcome.xml fxml che era insieme ai sorgenti, lo copia insieme ai binari. A volte ci mette un attimino, secondo, due, però quando voi state compilando non pensate di fare, se fate save immediatamente dell'fxml, andate in Eclipse subito, fate run, non ha avuto tempo di farlo. Allora dice, ma non funziona, eppure l'avevo appena modificato, ecco perché l'hai appena modificato, dagli tempo, e quindi a volte questo editare dall'esterno, bisogna un attimo aspettare che Eclipse ricompili e ricopi tutto. A volte Eclipse un pochino si dimentica o si perde, allora in questi casi se vedete che voi fate un fxml ma l'applicazione sembra usare uno diverso, fate un bel clean del progetto e così lui lo ricompila da zero. Il clean vuol dire buttare via tutti i binari e farli ricreare. E così siete sicuri di partire sulla base. Questo proprio se vogliamo istruzioni pratiche per evitare di rimanere piantati su degli errori banali. Per il resto io direi che se non avete domande oggi vi posso lasciare, domani tocca a voi.
adesso pubblico questo progetto sul sito, così lo potete provare, ma se provate a farvelo invece è più divertente.